Cari amici, finalmente, dopo già qualche sera, ritorno, dai. Com'è che c'era quella canzone? Ritornerò. Ecco, io sono ritornato. Stasera l'argomento è i veri amici, proprio quegli amici con A maiuscola. Adesso vi lascio in compagnia con la sigla d'apertura e poi approfondiremo un po' questo discorso. Cari amici, sono le 23:28 del 25 ottobre 2019. Vai con la sigla. Una radio magica con la K. www.letteralmente.info presenta Letteralmente Radio by Yoga Network. Nostro indirizzo di posta elettronica: radioyoganetwork@gmail.com. Oppure letteralmente radio @letteralmente.info. Ricordate, ci siamo trasferiti da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info. Una radio magica con la K, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro. Senza finalmente ritorno, sempre dovuto a questi miei problemi tecnici, chiamiamoli così, dai. Una buona serata, più che buona serata, ormai è notte, ecco, qui da noi, nello studio di Enna. Stasera è una di quelle sere proprio buie buie, nuvoloso, scende giù quella pioggia. Una pioggerellina un po' fastidiosa, per esempio ieri notte è venuto giù un diluvio proprio, sembrava che c'era un fiume in piena per le strade. Poi durante il giorno però, dai, tutto sommato ha migliorato, ecco, ma infatti l'avevano detto anche le previsioni che c'era brutto tempo, doveva esserci. E poi è stato così, però durante il giorno è andata mica male, anche se il comune aveva dato un'allerta rossa di stare tutti a casa, infatti hanno chiuso le scuole, chiuso certi uffici, insomma c'era pericolo, che poi alla fine è stata una bellissima giornata e niente di pericolo. Ora hanno rimesso l'allerta rossa anche domani, però vabbè, fino adesso sta spiovigginando, non è una cosa eccessiva, ma sta spiovigginando. Comunque va bene così. E vi stavo dicendo appunto i veri amici, ho messo il titolo di questa notturna, i veri amici con la maiuscola. Infatti, come se voi noterete, nella foto, nell'immagine, ho messo il mio carissimo amico fratello Giovanni, quello da Legnano, quello che vi raccontavo qualche sera fa, che è partito da Legnano appunto, appena saputo che stavo male. Senza rifletterci su un po', niente, proprio lui e sua moglie sono partiti immediatamente per fare sabato e domenica per stare vicino a me, ecco. Mi hanno dato molto conforto, mi hanno fatto passare 2 giorni proprio spensierato, una cosa che non tutti fanno, una cosa del genere, quasi, no, quasi, anche poco più di 1500 km, una tirata sola. Questi sono gli amici con la maiuscola e in suo onore stasera ho voluto mettere l'immagine di copertina, lui con mia moglie Valentina, che sono cugini, no? Però con me siamo amici, ma c'è un'amicizia fraterna, proprio una grande amicizia, poi anche con sua moglie Antonella è grandiosa. Questi sono i veri amici. Poi ci sono gli amici che più che amici sono conoscenti. Sono quelli che sanno che stai male,
Sì, si tengono informati, dicono: no, appena posso vado, appena ho 2 minuti di tempo ci devo andare a trovare. Sì, no, devo andare in ospedale, vado a trovare. Cioè, passano i giorni, passano le settimane, tu vieni a casa, chi l'ha mai visto? Poi magari l'incontro per strada: no, guarda, ti vengo a trovare in casa perché non ho potuto, non ho avuto tempo. In casa neanche li vedi. Ecco, queste sono le classiche amicizie. Conoscenti, ma infatti io non pretendo niente, cioè, ma non ditemelo neanche che ti vengo a trovare. Niente, siamo amici, boh, basta, ciao, come va, come non va. Chiedimi quando ci vediamo, come stai, come non stai, basta, ma non serve che appena vedi mia moglie dici no, devo andare a trovare, sembra che stai, chissà cosa devi fare, cioè proprio, che come se ti avessero dato una notizia. Proprio bruttissima, no? Di come ti allarmi che vuoi andare a trovare, ma cioè, fai finta di niente e non fare nulla e fai più bella figura. E poi ci sono invece gli amici a distanza, quelli che non possono venirti a trovare perché cioè, no, non si può, ecco, problemi di lavoro, tante cose. Però si tengono sempre informati, chiedono, però almeno questi sono quelle amicizie che io le preferisco anche perché non dicono no, vengo sì, qua e là, no, quelli sono amici, basta, veri amici, almeno sono leali e sinceri, ecco. Questo è un conto di amicizia, quello che io preferisco, ammetto, ma le persone che mi dicono no, devo andarci, devo venire, sembra che, puto, che non puoi resistere, devi venire a trovare da un momento all'altro e poi manco ti fai vedere. Ma almeno non dite niente. Preferisco le amicizie a distanza. Certo che come Giovanni e sua moglie, che proprio sono partiti da punto in bianco, al momento non davano neanche preavviso al loro datore di lavoro, fate un po' voi. Ecco, queste non hanno detto devo venire, no, non hanno detto niente. Sono partiti, punto e basta. Ecco, questi sì, sono dei grandi amici. 2 minuti, neanche un po' di pausa, un piccolo stacco musicale, indovinato un po' con cosa? Un po' di jazz. Due chiacchiere. Allora, com'è andata la giornata? Com'è andata questa settimana? Mi auguro tutto bene, dai, tutto sommato, anche se ormai c'è poco da dire per via che finché era estate, la sera si usciva, si poteva passeggiare, insomma, c'era qualcosa da raccontare. Adesso comincia a venire il freschino, freddo, la nebbia, la pioggia, si preferisce stare a casa, ecco. Cioè, quest'estate si usciva, si stava anche verso le 10:30, 11, mezzanotte fuori, si stava bene. Adesso quando sono già 5:30, 6, preferisci rientrare, c'è il buio, c'è freddo, poi si mette a piovere, solite magagne dell'inverno, che passi più volentieri tempo a casa che neanche fuori. Infatti io quest'estate andavamo qui a Lombardia, al castello, che tirava sempre un'aria bella fresca. Quante passeggiate con Valentina all'intorno al castello. Ma si stava molto bene, zanzare non ce n'era, non c'era l'aria fresca, infatti ci voleva anche un maglioncino, ma io vi parlo di agosto, luglio, agosto, cioè proprio quei mesi belli caldi, ma la sera qui da noi c'è un bel freschino, altro che durante il giorno sì c'era caldo, e
insomma, anche fin troppo, però arrivata la sera, no, la sera ti dovevi coprire abbastanza bene, ecco. Invece adesso abbiamo risolto questo problema, per esempio come oggi una giornata di nebbia, però questa allerta meteo proprio non c'era. Si saranno sbagliati, dai, magari domani, chissà, domani veramente ci sarà il diluvio. No, alla fine del mondo non penso, però a sentire quel del comune, boh, una roba del genere. Auguriamoci di no. Voi invece, tutti gli amici verso l'Alta Italia, com'è il tempo? Saluto il carissimo Maurizio da Ferrara, lì com'è, bella giornata, ma penso che anche lì ci sia stato un po' di brutto. Saluto il mio carissimo amico, il mio caro Babbo Gur dalle scarpe rotte da Bologna. Lui è il nostro babbo, ogni tanto ci bacchetta e fa bene. Perché noi siamo alunni un po' discoli, diciamo i monellini, e ogni tanto il maestro deve bacchettare un po' sulle punte delle dita agli alunni, quelli monelli. Ecco, io faccio parte di questi monelli discoli, birichini. Saluto la carissima Cristina dallo studio di Firenze, un bacione grande grande, anche lei è un'altra birichina, mi raccomando, attenta alle bacchettate del nostro babbo. Un caro abbraccio, saluto al nostro amico dallo studio di Sanremo, carissimo Boditaru, e anche te, occhio alle bacchettate. No, forse a te, ma te sei più tecnologico, forse a te no. A noi sì, noi siamo discoli, io, Cristina, Maurizio e via così, il nostro bambino, giustamente, ogni tanto. E ci vogliono perché, come quando si andava a scuola ai miei tempi, che ci danno le bacchettate con le canne di bambù. In quel momento dice che è violenti, che qua invece no, invece ci hanno aiutato a vivere perché hanno saputo darci un po' di disciplina, un po' di rigore, insomma. Diciamo che i maestri di quell'epoca erano capaci di darci un po' di regole, darci una regolata. Invece ora no, ora sì, ora se tocchi un bambino, vengono a casa tua i genitori, ti fanno una faccia, ma scherzi, ti denunciano, no? I maestri oggi come oggi devono sottostare gli alunni. Una volta erano gli alunni, no? Che sottostavano ai maestri, ora invece no, ora sono i maestri che devono sottostare agli alunni, cioè proprio non ci siamo, vabbè, il mondo si è capovolto, pazienza. Diciamo così, però chissà, magari un giorno cambieranno le cose, ritorneranno un po', ci saranno un po' più regole, ci sarà più disciplina, ci sarà più educazione, insomma, ci saranno tante altre cose, sperando che appunto le cose si aggiustano, cambiano un po', capito, lì. Però tutto sommato andiamo avanti così, infatti se ne sento di tutti i colori come oggi, oggi abbiamo sentito che hanno arrestato quei due ragazzi che hanno sparato a quell'altro povero ragazzo perché ha difeso l'amorosa. Ora si stanno attaccando, secondo me, mio punto di vista, e poi mi sbaglierò, hanno cominciato a dire che c'era questione di droga, ma secondo me è proprio, come si dice, una scusa, ecco. Cercano di arrampicarsi sugli specchi, ma secondo me che droga, droga, è che quei due lì avevano voglia di fare i bulli, e bulli che finiti in tragedia ed è morto un ragazzo giovane. Questo dispiace moltissimo, sono cose che non dovrebbero mai capitare. Già a parte il fatto che non dovrebbero nemmeno esserci delle armi in giro. Se fosse per me sarebbero già sparite tutte le armi. Vuoi un'arma? Ti fai una fionda, basta. Ma con i sassi, non con delle sfere d'acciaio. Ecco. Ma la fionda non con gli elastici di ora che tiri e magari una sfera ti può arrivare anche a qualche chilometro di distanza, no, elastici come una volta che usavamo noi le camere d'aria della bicicletta, ecco, così che tiri il sasso può arrivare a 30 metri, sì, no, che tempi, insomma, quando ero ragazzino ci divertivamo noi a giocare con i sassi, lo so, un divertimento un po' strano, ma qui a Enna c'era questi giochi qua, quest'usanza, fra rioni, poi dove abitavo io. Molto tempo fa, da piccolo, in Sant'Onofrio, c'era l'usanza, appunto, c'era questo monticello di terra e lì c'erano i sassi, ci tiravamo i sassi. Tanto qualcuno gli si apriva un po' la testa, vabbè, un po' di acqua, via.
guarita la ferita e però c'era da stare zitti, perché se andavi a casa lo raccontavi a tua mamma e prendevi il resto. Ora se invece vai a casa con una goccia di sangue, mamma mia, già ti portano al pronto soccorso. Invece all'epoca no, all'epoca un po' di sangue, ci sputavi sopra, oppure un po' di acqua e vai e muto. Non dire niente a nessuno, perché c'era il resto, e mi ricordo quante ne ho prese. Ma anche i miei amici ne prendevano dai loro genitori. No, no, non c'era l'usanza di fare la spia, di dire quello mi ha fatto cadere, mi sono fatto il sangue, assolutamente. Anzi, già i genitori ti dicevano, sta attento a non farti male, perché se ti fai male, vieni a casa, prendi il resto. E infatti era così. Poi non capisco perché, cioè ti fai male e perché ti devono menare. Io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, a me se mio figlio si fa male, sì, forse sono anche uno di quegli esagerati, ma cioè, non è che lo picchio perché si è fatto male. Anzi, poveraccio, già si è fatto male, devo anche picchiarlo. Ma non esiste. No, sono cose che non mi piacciono, questa storia qua. Però, sapete com'è. Ti mettevano in castigo, no? Andavi a casa, vedevi che avevi un po' di sangue, ti dicevano, cosa ti sei fatto? E te diceva, oh, boh, non mi sono neanche accorto niente, c'è finta di nulla perché sapevi che, ah, beh, ti diceva tua mamma, ah, beh, erano cavoli amari. No, no, invece ora, insomma, forse è anche fin troppo esagerato, il bambino, vedevo che magari cade in bicicletta, corrono là con la cassetta a pronto soccorso, alcol, controalcol, cotone, bende, cerotti, punti, filo, anestetico, specialista, insomma. Una cosa esageratissima. Quante volte sono caduto in bicicletta, ma altro che magari ti vedeva qualche tuo parente che era caduto, ti guardava il ginocchio che ti è operato, pum, ti ci sputavano sopra, vai, sei già guarito, ecco, quella era la medicina. Poi c'erano i genitori, quelli più comprensivi, che allora invece davano un bacino sul ginocchio, insomma, ti stavi già meglio. Quelli, diciamo, erano quelli più comprensivi, quelli che avrei preferito avere il genitore così anch'io, invece no, altro che darmi il bacino, mi dava già l'articefone o se combinavo qualche marachella, e in vita mia ne ho fatte tante, dai. Comunque, avete visto, da un discorso siamo saltati un altro, stavamo parlando della vera amicizia e siamo finiti su altre cose banali, su ricordi di infanzia. Beh, comunque. Rimaniamo in tema di amici, ecco. Gli amici sono quelle persone che sono tesori, che se ne trovi uno, il vero amico, è davvero un tesoro, ti aiuta, ti sta vicino nei momenti che hai veramente bisogno. Insomma, infatti io nel momento proprio che avevo bisogno di vicinanze amiche, si è presentato questo angelo fraterno. Si è presentato Giovanni con l'Antonella, sono stati vicino vicino. Una cosa bellissima, fantastica. Mi hanno fatto molto, molto emozionare. Vabbè, Valentina non mi ha mai mollato, così Virginia, Veronica, Viviana, Rosario, tutte queste. Beh, loro sono figli, insomma, mi hanno dimostrato insomma, come posso dire, un amore che non c'è misura, a stracolmo proprio. Anche lì mi sono emozionato parecchio, giustamente poi io sono il solito discolo che ogni tanto faccio di queste sorprese, faccio un po' spaventare un po' tutti perché sapete i miei problemi che ho ogni tanto. Ecco, lasciamo stare, dai. Lasciamo stare le emozioni tutti quanti, comunque mi raccomando se avete delle amicizie coltivatele perché meritano. E i veri amici si riconoscono che sono quelli che non dicono niente ma agiscono, fanno i fatti. Quelli sono i veri amici e li riconosci. Quelli che invece te li senti parlare, parlare tanto e poi alla fine non fanno mai niente, proprio se ne fregano. Come il mio carissimo amico Pino, Rosa Maria, anche loro hanno fatto tantissimo, senza dire niente hanno fatto, hanno agito. Non si sono risparmiati di nulla. Queste sono altre belle amicizie. E insomma. L'amicizia è un qualcosa che, come c'era una canzone, che l'amico è, sì, proprio, l'amico è un tesoro, l'amico è amore. Queste sono cose belle e mi hanno aiutato e io auguro a tutti di avere delle amicizie così, bellissimo. Ah, ecco, prima che mi dimentico,
tutti quelli che mi stanno ascoltando, magari può darsi che a quest'ora no, ma poi magari domani in registrazione qualcuno di ferita mi ascolterà da qualche parte, e vi consiglio di andare a vedere appunto www.letteralmente.info, che ci troverete Letteralmente Radio, è una radio con dentro tante radio, e seguiteci, date una sfogliata al nostro giornale, troverete le ricette di Cristina, gli oroscopi, le poesie, insomma trovi tante cose, i discorsi di Renzo, poi Maurizio DJ, Boditaru da Sanremo, insomma seguiteci, venite a vedere il nostro sito, il nostro giornale, è un giornale online, si intende, c'è un po' di tutto di più, ma soprattutto vabbè, noi parliamo di ricette vegetariane, siamo amanti di animali, per cui non mangiamo carne, non mangiamo animali, non mangiamo nulla di ciò che c'è sangue, noi gli esseri viventi non li mangiamo, noi mangiamo appena verdure, insomma roba morta, cioè morta nel senso roba vegetale, non carne morta di esseri viventi, quello no, dove c'è sangue no. E mi raccomando, tra poco arrivano le feste, lasciate stare, tipo non so se c'è l'usanza di uccidere il capretto, l'agnello, ecco, evitate, per piacere, sono esseri viventi, sono dei bambini, cioè voi avete il coraggio di uccidere bambini, evitiamo per piacere, oppure come quelli che oggi ho letto alcuni articoli che maltrattano i cani, i gatti, ma per piacere, proprio oggi abbiamo avuto un altro trovatello che ci è venuto a trovare, abbiamo già infilato in casa, mamma mia non vi dico quanti gatti, a questo ero un po' diffidente, anche con me, appena mi si avvicinavo scappava, poi piano piano invece ha cominciato a seguirmi, a strusciarsi, si è lasciato accarezzare, insomma piano piano i gatti non è che sono questione di malfidenza, è questione che conoscono l'essere umano, per quello che non si fidano. E beh, in casa nostra invece non è proprio così. Sì, a volte ti girano le scatole, però loro che colpa ne hanno, poveri pelosetti. Per cui li vogliamo bene. Insomma, ci piace carezzarli, tenerli in casa, coccolarli, soprattutto dargli da mangiare, poverini, perché vengono da fuori, chissà quante avventure sono passati freddoliti, ce n'erano degli altri che erano venuti a casa nostra che erano proprio pelle e ossa, ora se le vedete sono diventati dei bei vitellini, porco cane, belli pieni pieni pieni, insomma dai. Cari signori, sono le 23:50 del 25 ottobre 2019, venerdì, tra poco sarà mezzanotte, per cui saremo già a sabato. Vi lascio con qualche stacco musicale, ci risentiamo fra poco. Rispettatela la vita, rispettate anche il prossimo, rispettate qualsiasi essere vivente, non solo umano, avete capito cosa intendo, tutti gli esseri viventi di questo pianeta, rispettateli, perché siamo tutt'uno, abbiamo tutti un corpo, abbiamo tutti un sentimento, abbiamo sangue nelle vene, abbiamo tutto lo stesso colore, un cuore che batte. Mi raccomando, rispettiamoci. Notte delle streghe, cari amici miei, 23:52, venerdì 25 ottobre 2019, è la notte continua.
Buonanotte a chi sta andando a letto, buonanotte a chi invece si sta alzando dal letto per andare a lavorare. Mandiamo un bellissimo augurio a tutti gli amici, chi ci segue, chi lavora di notte, vigili del fuoco, infermieri, medici, polizie, carabinieri, finanza, tutto quello che ruota intorno alla vita notturna, quelli che fanno del bene, quelli che ci aiutano, quelli che quando hai bisogno tu chiami, loro arrivano, ecco. Gli auguriamo una bellissima notte, tranquilla, serena per tutti, e sperando che non ci siano teste calde che facciano qualche stupidata come quella che è successa a Roma. Mi raccomando, speriamo di no. Poi un appello anche a quei ragazzi che vanno in qualche discoteca, in qualche locale notturno. Se bevete, mi raccomando, non mettetevi la guida. Piuttosto dormite in macchina, aspettate il mattino che vi sarà passata la sbronza. È meglio, mi si può dire, tardare ad andare a casa che non arrivarci affatto a casa. Meglio far preoccupare i genitori per qualche ora che invece farli disperare dal pianto perché non ci siete più. Per cui non bevete, se bevete non mettetevi alla guida, chiamate un taxi, chiamate i vostri genitori, fatevi venire a prendere e non fate cavolate di mettervi alla guida. E per quelli che, ad esempio, una categoria particolare, gli autisti, camionisti, si è cominciata a avere i primi segni di sonno, sonnolenza, stanchezza, non andate oltre, non siete eroi e non siete di ferro, per cui accostate, uscite fuori dall'autostrada, qualche piazzola la troverete, qualche parcheggino, vi fermate lì, fate un bel pisolo, una bella dormita e domani mattina vi rimettete in viaggio, non rischiate voi, perché voi se date, vi date con il sonno davanti agli occhi, oltre sì, a rischiare la vostra pelle, ma sappiate bene che rischia anche altra gente che non c'entra niente con voi, che si trova lì per caso, perché nella vita è tutto un caso. Qualsiasi cosa che può succedere a qualcuno è perché è destino, per cui ma il destino può dipendere da te e il tuo destino si lega con il destino di altri. Magari tu cammini col tuo camion, col tuo mezzo, così sbandi, ti scoppi una gomma, io nel frattempo sto arrivando in macchina e ci vado di mezzo io, vedi? Per cui è tutto calcolato, è un destino, una catena, e noi cerchiamo di evitarli queste catene. Quando è sonno, fermati, magari arrivo io e neanche ti vedo, per cui mi va bene, per questa notte ho salva la vita. E non fate gli eroi, non siete di ferro, tanto il vostro datore di lavoro alla fine del mese ne ha sempre come prima, anzi, non è mai abbastanza, ne fate 50 e pretende 51. Per cui ascoltate il vostro cuore, ascoltate il vostro fisico, quando vi dice basta e basta, fermatevi a fare un bel pisolino. Vi lascio in compagnia ancora una volta con la nostra sigla e poi un po' di musica e poi i saluti finali. Vi auguro poi una buona notte. Una radio magica con la K. www.letteralmente.info presenta Letteralmente Radio by Yoga Network. Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network @gmail.com oppure letteralmente radio @letteralmente.info. Ricordate, ci siamo trasferiti da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info. Una radio magica con la K, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro. Cari amici,
Ogni tanto mandiamo qualche pezzo di jazz, io sono innamorato, mi dispiace per voi, ma dovete sopportare. Ho provato a mettere altre musiche, non so perché, anche perché forse secondo me, secondo il mio punto di vista, il sax è, come si può dire, è un pianto, ti mette addosso quella malinconia, non lo so, insomma ti fa sentire bene. Lo so, tanti diranno come ti mette in malinconia e dici ti fa sentire bene, sì. Perché a me è così, a me funziona in questo modo. Quando sento il sax, la mente comincia a viaggiare, prende il treno dei ricordi, va all'indietro e via. E ti vengono in mente tanti bei ricordi da bambino, ecco. Per cui, vedete, il sax non è tristezza, è un treno dei ricordi che ti porta nei momenti più belli della tua infanzia. Anche se la musica è triste, malinconica, come volete voi, però vi porta nella felicità, dai. Almeno a me piace tantissimo e mi mette dentro un verso, un qualcosa, un amore, insomma un'emozione unica. Il sax per me vuol dire pianto, vuol dire amore nell'anima, nel cuore, insomma è una musica solitaria per quelle persone che amano la solitudine e ti aiutano parecchio a capire appunto cosa stai cercando. Cerchi di capire i tuoi sbagli che hai fatto nella tua vita, insomma, gli sbagli ne facciamo tanti, insomma, ti aiuta. Secondo me la musica, vabbè, in generale, in tutto ti aiuta parecchio a passare quei momenti, quelle giornate un po' brutte, un po' così così, ti aiuta invece a, insomma, a stare sempre bene, stare nei ricordi, a riflettere, a pensare agli errori che hai fatto. Comincia a dire, ma io forse ho sbagliato in questo, ho sbagliato in quello, insomma, è tutta una storia lì. E questo succede ascoltando un semplice sax, almeno con me succede questo, dai. Sono le 23:59, ancora un minuto alla mezzanotte, poi saremo già il 26 sabato 2019. Ancora qualche secondo di stacco musicale, ancora un po' di jazz, poi saremo qui. Siamo qua, ormai è giunta la mezzanotte, come diceva qualcuno, che la mezzanotte si spengono gli insegni, si sente un rumore lontano. All'epoca c'erano le carrozze, sentivi le ruote, adesso non lo puoi neanche più dire. Allora l'unico rumore che cos'è? Le macchine, il rumore di moto, proprio. Ah. Volete mettere invece quella bella melodia di quei suoni della natura, bellissimi. Ecco, per me. La cosa più bella è un sax suonato in riva a un fiume oppure su una scogliera dove il mare infrange le sue onde e te con questo sax che suoni le sue note viaggiano per chilometri e chilometri. Tu sei là in fondo su un'isoletta, bellissimo, ti arrivano queste note dolcemente, malinconiche e sei lì che ascolti, ascolti il mare, senti il suo profumo, il suo suono. Questa è la vita, bellissimo, una luce di energia positiva che arrivi a tutti voi. Adesso è mezzanotte e un minuto del 26 ottobre 2019, sabato siamo già. Io con questo vi auguro una dolce notte serena. Ricordatevi, pensate sempre positivo, che la vita è breve, bella e prendiamola così come viene. E cerchiamo di mettere da parte la cattiveria che non porta da nessuna parte, che la vita è un battito di ali. Buonanotte amici, un bacio a tutti, vi stringo intorno a me e che ci sia energia positiva per tutti quanti in questo mondo. Buonanotte.